Namaste, io sono Ace the Brave e benvenuti ad un nuovo episodio di Sneak Peek, la rubrica settimanale che vi porta un gioco che prima o poi vedrete sul canale. Esploriamo oggi un gioco molto molto interessante. Benvenuti in BattleTech. BattleTech è un gioco molto molto interessante e ho la possibilità adesso di metterci le mani sopra con tutte anche le espansioni. Per adesso non ho installato nessuna delle espansioni. Le espansioni sono Flashpoint, Urban Warfare, che è l'espansione 2, e poi a fine anno uscirà anche Heavy Metal come terza espansione. Farò delle puntate di sneak peek dedicate ai singoli, man mano che mi arriveranno i singoli, le singole espansioni, scusate, e questo è un gioco molto interessante, è ambientato molto nel futuro ed è un gioco veramente veramente interessante, dicevo. Cosa possiamo vedere di bello? Possiamo vedere la campagna, iniziamo una nuova campagna, iniziamo oggi in questo episodio di Sneak Peek. C'è la campagna custom o la campagna standard, il gioco purtroppo non è ancora tradotto in italiano, non vedo l'ora che venga tradotto in italiano, potrebbe anche essere che lo traduciamo noi. Cerchiamo di capire meglio cosa succede in questo bellissimo gioco. Volevo mostrarvelo appunto con un video solo prima di prepararvi una serie un pochino più completa da portare sul canale. Ovviamente questo, come tutto quello che succede su Sneak Peek, vive anche con i vostri mi piace, i vostri commenti, quindi fatemelo sapere, fatevi sentire e fatemi venire voglia ancora di più di fare una serie. Io vorrò farla sempre, ma per adesso non essendoci lo spazio per 200 milioni di giochi sul palinsesto, preferisco trattarli su Sneak Peek prima per poi appunto preparare una serie vera e propria. Alcuni invece saltano, diciamo, la fase Sneak Peek perché sto già registrando molte serie che vedrete in futuro. Vediamo un po' che cosa ci capita qua. I am Kamea of House Arano, High Lady of the Oregon Reach, Protector of Coromadir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero, no matter what the stories say. A hero would have sacrificed more, compromised less. A hero would have done better. You know this, of course. You were there. My father used to tell me stories about the ancient times,
about the Star League, a golden age of prosperity, upheld by the great mech warriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. BattleTech Restoration. Bellissimo che c'è questo futuro che è talmente futuro che addirittura i tempi antichi sono i tempi in cui si va nello spazio all'inizio. Quindi veramente, veramente interessante. Siamo appunto nell'Aurigan Reach, che è un piccolo regno all'interno della periferia Rimworld, e vediamo un po' che cosa riusciamo a capire in questo gioco, che tipo di gioco abbiamo, con che tipo di gioco abbiamo a che fare. Qua c'è tutta una storia con tutte quante la confederazione, il Commonwealth Lyran, la confederazione dei cappellani, il magistrato di Canopo, concordato Taurin, insomma di tutto e di più all'interno di questo mondo, e c'è una lore emozionantissima. Per questo appunto mi piacerebbe mostrarvelo in italiano questo gioco, per quello ho voluto farvelo vedere intanto all'interno di Sneak Peek. Qua mi mostra un pochino chi sono io invece che sto interpretando questa cosa, e qua mi spiega, possiamo decidere effettivamente con quale di queste giocare, e io darò a scegliere Draconis Combine giusto per avere una cosa. Se scelgo qualcun altro e vado avanti? No, ok, allora mettiamo questo. Che credo questo sia il nome del nostro personaggio, mi viene da dire. Quindi sono... qua ho incontrato qualcuno nelle... Guarda, the oldest child. Ho trovato il mio Battletech, insomma. Io sono un guidatore di Battletech. E qua appunto possiamo decidere se siamo stati esiliati, se sei stato tradito, struck out on your own. Ah no, se sei rimasto da solo, la tua famiglia è andata in bancarotta, la tua famiglia è morta in un incidente o la tua famiglia ti ha tradito. E questo mi dà diverse cose. Io andrò, sei stato esiliato, che mi dà più tattica, per dirne una. Ad esempio... da solo sei finito a fare che cosa? A fare un pirata di frontiera, a fare un gladiatore sociale di solare, un soldato, oppure un mercenario delle alte sfere, delle sfere centrali, o un freelancer della frontiera. Andiamo con un freelancer della frontiera, giusto per buttarne su uno. E questo appunto è il nostro personaggino così come l'abbiamo conosciuto. E qua posso addirittura andarmi a personalizzare la faccia, il mio call sign del MechWarrior, il mio nome. Io metterò Ace the Brave e il mio mech si chiama... Ah, bello che... Ah, c'è anche un day. Quindi posso... Giustamente ci sono tutti... Non c'è scritto il sesso, cosa importantissima che dovrà essere secondo me più... presente all'interno, cioè come vuoi, con che pronome vuoi essere chiamato, molto più interessante questa cosa. Quindi con vuoi essere riferito come he, come she o come they, che è un pronome che viene utilizzato da poco tempo, relativamente poco tempo, per definire un genere assessuato, quindi dare del loro fondamentalmente a chi vuoi. Io ovviamente metterò questo invece, e il mio Mac si chiamerà bella domanda, si chiamerà Namasmack.
Sicuramente c'è un nome più interessante, però mettiamo lo Sparrow. Mettiamo Sparrow perché è un nome che a me piace tantissimo. E ovviamente lo sparviero è uno dei miei animali preferiti. Che faccia ci mettiamo? Quella che ha selezionato non è male. Se avessi i capelli corti potrebbe essere più interessante. Non questo, non questo, questo. Possiamo customizzarlo? Sì, possiamo customizzarlo tantissimo. Perfetto, anche make-up. Quindi posso cambiare anche tutte quante queste cose qua. Andiamo un attimo a trovare una interessante. Bello questo. Possiamo farlo anche pelato. Fermi allora. Se io faccio un attimo yes e andiamo a personalizzare questo. E mettiamo... No, non make up. Volevo togliergli quei capelli da bruttissimi. Ecco. Sono con Marcus Crohn, però va bene, praticamente va bene lo stesso. Ci vestiamo come? Bello che c'è uno slider per i vestiti. Bello, possiamo cambiare anche come veniamo illuminati. Ah, questi sono i tatuaggi facciali. Codice a barre così mi piace. Possiamo anche decidere di cambiare posizione della telecamera. Questo mi piace, però vediamo un attimo. AirTips? No. Ah, possiamo mettere AirRoots e AirTips, quindi mettere anche bicolore le nostre cose. Ma sì, dai, usiamo questo. Facciamo pure Next. E qua appunto mi viene rispiegato tutto quanto. In questo caso abbiamo 4 di tattica, 3 di gunnery, 2 di guts e 2 di pilot. Io sono Ace the Brave. Confermiamo pure, vediamo un po' che cosa ci capita come gameplay effettivamente. È morto l'High Lord, il capo dell'Aurigan Reach, che si chiama Tamati Arano. E il signor Santiago Espinosa ha convinto il concilio che il concilio deve essere dissolto e che un potere più centrale va messo. Infatti è il successivo nobile al Lady Kamea Harano e appunto viene richiesto di ricostruire il Reach senza trasformarlo in uno stato autoritario. E qua c'è la processione di coronazione con Raju Mastiff Montgomery, che è il capo delle guardie. Interessante come cosa, veramente veramente figo. Giorno della coronazione. È molto epico, devo dire. E tra l'altro è una bellissima architettura di sfondo. Su cui si può espandere tantissimo il gioco, probabilmente. Iniziamo pure la missione. Ok, possiamo usare allora VSD per poter muovere la telecamera. E questo è QE, ovviamente, per ruotare, un po' come tutti i giochi. E questo è il nostro Sparrow Blackjack. Ok, Sparrow. Ho sentito che Spinosa. Vabbè, no, no, non seguiamo più che altro questa storia. Volevo capire cosa possiamo fare. Il nostro turno, perché questo è un combattimento. Bellissimo, perché in questa maniera è uno strategico a turni. Bellissimo. Possiamo muoverci qua. Possiamo decidere da che parte guardare. Quindi clicchiamo e poi clicchiamo di nuovo per selezionare la direzione dove possiamo guardare. Se avete seguito Front Mission come serie, se non l'avete seguita, vi consiglio di vederla perché è veramente un gioco molto interessante. Questo è un po' un successore spirituale di quel genere lì. Il nostro Mac si muove ed è in linea con gli altri.
gut tells me something's off, and a warrior trusts their instincts. È bello perché ci sono degli elementi di XCOM anche qua. Abbiamo possibilità di passare, diciamo, da questa visuale in cui abbiamo tutto il campo a disposizione. Premendo tab, effettivamente posso scegliere chi colpire. Qua posso colpire questo, posso anche fare un target specifico, oppure e premere fire, insomma, per sparare. Colpito, e abbiamo distrutto tutto. Qua si sta avvicinando uno. Camilla is like a daughter to me, and her late father, High Lord Tamati, was a good friend. Qua posso decidere di sparare a questo? Vai. Vedete che ha riduzione del danno perché c'è roba davanti. E adesso tocca di nuovo. Spariamo ancora? Spariamo ancora. Distrutto. Victoria pulls no punches, but she's been a loyal companion to Kamea since they were kids. Vediamo di muoverci qua allora. Facendo un salto questo giro. Guardate, wiii! Yeah, I was afraid of that. Jump jets build a lot of heat, and that was more than your engine could handle. Head on into that water. We need to get you cooled off. Perché c'è anche questa cosa, effettivamente. Siamo. Il salto mi ha un po' scaldato e quindi abbiamo bisogno di muoverci da questa parte. Quindi andiamo nell'acqua a sto giro e mettiamo che guardiamo in questa direzione. Ci sono diversi mech qua adesso. Possiamo fare V anche, e quindi possiamo fare melee a questo. Quindi facendo così possiamo fare con V, possiamo fare melee, oppure possiamo sparare. Facciamo un attacco, però questa volta in corpo a corpo. Una bella testata. Bellissimo. Ok, più ci muoviamo lontano e più l'evasione verrà sistemata. Quindi vediamo di muoverci intanto qua, facendo un bello sprint sto giro. Adesso non mi colpiscono. Aha! Tocca a noi di nuovo? E questo Mastiff? Sì, questo è Mastiff che ha un Centurion addosso. Andiamo qua. Hai qualcosa da dirmi? No, perché devo prima arrivare qua allora. Ok, adesso ci siamo. Quindi molto molto interessante, questa è una parte di tutorial giusto per capire, però devo dire molto molto interessante. Immaginatevi tutta la storia, cosa potrà diventare in questo mondo molto complesso. Le campagne sono anche più di una, perché abbiamo diverse fazioni che hanno a che fare in questo mondo, e anche diverse espansioni da poter esplorare. Quindi direi che per oggi abbiamo finito, abbiamo fatto un po' l'excursus di quello che questo gioco può offrire. Come sempre vi invito a lasciarmi un commento con le vostre considerazioni sul gioco, se voleste vederne di più, se voleste dare una mano anche con la traduzione quando vedete giochi in inglese e cose del genere. Io sono Ace Brave, grazie ancora della visione, e come al solito ci vediamo a settimana prossima con un altro episodio di Sneak Peek, sempre sul canale di Ace Brave. Namaste and be brave!